Bellezze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi andremo a fare un'altra challenge, ma questo giro sarà la mia amica Federica, che qui vi lascio la foto e giù in descrizione vi lascerò il link diretto al suo profilo Instagram, che ha deciso come mi devo truccare. In realtà è stata anche un po' cattivella, quindi sono curiosa di vedere quello che ne uscirà. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento e seguirmi su Instagram e TikTok e di attivare la campanellina in modo da non perdere nessun nuovo video. Iniziamo! Io non esco del cellulare perché non mi ricordo cosa mi avesse detto, soprattutto per quanto riguarda la palette, e però mi ricordo che è stata un po' cattivella. Vedremo quello che ne uscirà, soprattutto per quanto riguarda il blush. Voglio proprio vedere. Come sempre inizio dalle sopracciglia. Per le sopracciglia mi ha scritto normali, ok, quindi non mi ha dato degli obblighi. Vado ad utilizzare i miei soliti prodotti. Ultimamente sto facendo un bel po' di video challenge, ma mi piacciono e poi sono divertenti da vedere. Se volete una versione low cost è ottima quella di Astra, la micro pencil. Ok, sopracciglia fatte, ho messo anche il correttore su tutta la palpebra. Mi ha detto di utilizzare la Carnival, quindi andremo subito a utilizzare questa, che è una delle mie preferite. Nella palpebra superiore Starlight, Pink Lily, questo qui, e Blackberry, quest'altro. Mentre nella parte inferiore mi ha detto di utilizzare questo verde qua. Secondo me col trucco occhi ci siamo, cioè uscirà una cosa molto cute. Andrò a utilizzare Blackberry, cioè il viola, nella parte esterna dell'occhio. Questa qui è una delle mie palette preferite perché è veramente ottima, poi ha tutti i colori, gli ombretti sfumano per una meraviglia. Ok, fatta questa sfumatura, passiamo al fucsia, che si chiama Pink Lily, e lo vado ad applicare alla parte interna dell'occhio e lo andiamo a congiungere con la sfumatura fatta precedentemente. Ok, dopodiché passiamo allo shimmer. Come shimmer, se non erro, va scelto Starlight, controlliamo. Esatto, che è uno dei miei preferiti, e lo andiamo ad applicare con le dita. Per quanto riguarda gli occhi, dovrei andare a fare l'eyeliner viola con un rossetto. Adesso io non ho rossetti viola, l'unico scuro che ho, che poi andremo anche a utilizzare sulle labbra, perché ha detto che sulle labbra dovremmo utilizzare la matita labbra nera e poi andare con il rossetto più scuro che ho, è questo qui, quindi utilizzeremo questo anche come eyeliner. Il bello è che mi ha anche detto, secondo me uscirà un bel trucco. Trucco occhi terminato per il momento. Adesso andiamo a coprire le occhiaie. Mi ha detto di seguire un trend del momento che sta spopolando su TikTok. In realtà lo volevo anche fare, ma non ho avuto il tempo, quindi lo faremo qui. Questo trend consiste nel mettere una puntina di blush liquido e di andare a sfumarlo insieme al correttore. E questo trend dovrebbe aiutarci a correggere le occhiaie. Poi in realtà è la stessa cosa di andare a fare il color correction, solo che andiamo a farla con un blush sottotono rosa. Questo trend sì, è carino, perché secondo me potrebbe anche funzionare, ma a sto punto converrebbe direttamente fare color correction con i prodotti adatti, perché comunque non sempre vanno bene questi prodotti nel contorno occhi, perché può anche essere che potrebbero irritare. Dipende comunque che blush andate ad utilizzare. Per fare il trend ogni tanto ci sta, ma per farlo tutti i giorni secondo me non va bene, anche perché, come ho già detto, nel trend bisogna utilizzare un blush rosato, non va bene per tutti, perché dipende dal sottotono che avete, dal tipo di occhiaia che avete, dal tipo di sottotono dell'occhiaia. Quindi in base al sottotono dell'occhiaia andate poi a coprirla. Tipo in questo caso a me l'ha abbastanza coperta, dai, non mi posso lamentare. Vedete, ho utilizzato anche il correttore di NYX, e questo qui mi piace perché ha un effetto idratante. Sinceramente all'inizio non mi piaceva, infatti se avete visto il video dove lo provavo ero un po' scettica. Ora invece che lo sto sfruttando un po' di più inizia a piacermi. Il fondotinta mi ha detto di utilizzare quello che voglio, ma di applicarne tanto. Vediamo. Questo già è tanto per me. Voglio vedere poi cosa ne dirà lei quando vedrà questo video. Ho 3 quintali di fondotinta in faccia, che sapete che solitamente ne metto molto di meno. E procediamo con blush e contouring. Sapete cosa mi ha detto? Il blush di metterlo al posto del contouring e il contouring al posto del blush. Andiamo a farlo. E per di più mi ha anche detto che il colore del blush deve essere fucsia. Quindi noi adesso andremo prima ad applicare il contouring
che sarebbe il nostro blush. Ok, e adesso andiamo ad applicare invece il contouring al posto del blush. Voglio utilizzare il solito di Kiko. Ehi, ma cosa mi stai facendo fare? Hai avuto anche il coraggio di dire che uscirà un bel trucco, ma via. Non è tutto, manca ancora il mascara. Ok, ho fissato il contorno occhi, adesso andiamo a mettere K-Lime nella parte inferiore, come mi ha detto. Però è bello, il look occhi è molto bello. Buondì cara, se ti connetti entro 3-4 minuti che sto girando il video, non mi hai detto che matita interno occhi mettere. Se rispondi in tempo, vedo cosa mi dici. Se no, cerco di utilizzare un colore, se ce l'ho, simile al colore che mi hai detto di mettere nella parte inferiore degli occhi. Fammi sapere, ciao. Il fatto che abbia messo 3 quintali di fondotinta, ho la pelle disastrata. Io solitamente ne metto poco poco. Passiamo al mascara. Mi ha detto che vuole che lo applico bianco, quindi io mi sono munita dei miei colori del body painting e face painting, che ne è rimasto pochissimo. Vado a bagnarlo con un pennellino e per in modo tale che si attivi il prodotto e poi vado ad applicarlo. Non so se applicare prima il mascara normale e poi sopra lo coloro di bianco, mi sa di sì, perché se no solo quello non dà forma. Se no vado prima ad applicare il primer, questo qui di Cosmify, che rilascia un po' di colore bianchiccio. La matita interno occhi la metterò all'ultimo, aspettiamo, vediamo se risponde, se no faccio come ho detto, che metterò una matita simile al colore che mi ha detto di mettere nella parte inferiore. Ok, pennellino monouso preso, adesso vado ad attivare il bianco. Adoro. Mi sa che avevi ragione, invece sto uscendo una cosa figa. La metto un po' di lip balm che ce l'ho disastrate e poi andiamo a fare il contorno labbra con la matita nera e il rossetto andremo a utilizzare quello che abbiamo utilizzato per fare l'eyeliner. E voilà, ecco il look terminato seguendo le istruzioni di Federica. Ho applicato un altro po' di blush proprio prendendolo dalla palette il fucsia. Devo dire che sinceramente non è niente male, a parte troppo fondotinta che mi si sta crepando in alcune zone perché appunto ne ho applicato troppo. Il blush, dai, ci sta, modi editoriale, look editoriale. Il contouring non mi fa impazzire messo al posto del blush perché ho utilizzato un contouring freddo. Se forse avessi utilizzato un contouring un po' più caldo poteva sembrare un bronzing. Le labbra non mi fanno impazzire insieme al look occhi perché è troppo diverso. Io, dato che comunque c'è il look occhi tanto evidente, avrei fatto delle labbra nude. Però dai, secondo me per un trucco editoriale, come ho già detto, anche per carnevale, Halloween, ci sta. Voi cosa ne dite? È bello? Questo è quello appunto che ne è uscito. Vediamo poi cosa ne dirà anche Federica. Adesso le mando una foto, ma tanto non mi sta rispondendo, quindi mi sa che non può rispondere. Quindi questo è quanto, fatemi sapere giù nei commenti se questo look vi è piaciuto e se queste challenge dove sono le mie amiche a decidere come mi devo truccare vi piacciono. Detto ciò, vi ringrazio se siete arrivati fino a questa parte del video e come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento e seguirmi su Instagram e su TikTok e attivare la campanellina in modo da non perdere nessun nuovo video. Al prossimo, ciao!